Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a Napoli. Quello che vedrete stasera è il lavoro del gruppo estivo di Magma Factory ed è sempre il lavoro più rischioso perché è un gruppo che si crea nel mese di luglio, pieno di speranze, desideri, di persone dalle più eterogenee provenienze, alcuni che sono già allievi storici del nostro gruppo, altri alla prima esperienza, altri che vogliono mettersi alla prova in qualcosa di nuovo. Questo gruppo comincia a conoscersi a luglio e poi fra settembre e ottobre mette in scena uno spettacolo, in tempi che realisticamente anche una compagnia di professionisti farebbe fatica a rispettare, visto il numero di prove limitato che abbiamo a disposizione. Eppure ci si prova e secondo me si riesce anche nell'impresa di raccontare una storia complicata come quella che raccontiamo stasera. Abbiamo voluto affrontare Edoardo De Filippo, uno dei più grandi drammaturghi della nostra storia, uno dei più rappresentati, ma con molto timore, perché confrontarsi anche con Edoardo e con la sua storia è complicato. Però ci interessava questo spettacolo, che è liberamente tratto dagli Esami non finiscono mai, l'ultimo spettacolo che ha scritto Edoardo, che è permeato anche di una nota di pessimismo, sempre smussata da momenti di allegria, di divertimento. Diciamo, è uno spettacolo in agrodolce che racconta 40 anni di storia in cui riconoscere anche molte realtà dell'Italia piccolo borghese del secondo dopoguerra, tanti cambiamenti che abbiamo visto avvenire nella società e nelle nostre abitudini e tanti cambiamenti che vediamo non avvenire mai, certe ripetizioni costanti, no? Di certe fissazioni, certe distrazioni, dove distrazione è nel senso più negativo del termine, no? Rispetto agli obiettivi reali che dovremmo avere. Questo gruppo ha lavorato molto bene insieme e vedrete anche che nel raccontare questi 40 anni di storia i protagonisti cambiano, ma non come faceva Edoardo nella sua rappresentazione in cui spiegandolo e annunciandolo al pubblico si cambiava semplicemente le barbe nel corso dello spettacolo, che da nera diventava brizzolata e poi bianca. Qui invece cambia proprio l'attore, l'attrice. Seguirete questo percorso, spero con noi e con l'emozione di vedere questo gruppo molto numeroso che insieme riesce a creare, secondo me, qualcosa di davvero molto armonico. Quindi facciamo entrare innanzitutto gli artisti, potevo tenere dietro le quinte, mi sembrava darsi bene. In originale, noi l'abbiamo chiamato Finché c'è vita, c'è un esame. Buon divertimento. Quando sarò morto,
voglio essere trasportato nudo al cimitero e nudo voglio essere sotterrato. Non facciamo che approfittando del fatto che mi trovo nell'impossibilità di reagire, fate fare al mio corpo la stessa figura ridicola che fece quella di mio suocero sul letto di morte truccato e vestito da sera che tu dicevi, ma questo deve andare al Camposanto o una festa da ballo? Allora siamo intesi, nudo sono venuto al mondo e nudo voglio essere sotterrato. Grazie e tanti saluti. Firmato signor Coso. Era davvero impazzito. Povera Gina. E tu rispetterai le sue volontà. E capirete. È assurdo. Nudo sono venuto al mondo e nudo voglio essere sotterrato. Non è possibile. Lui era conosciuto, ma sapete quanta gente verrà a vederlo? Ma sarebbe uno scandalo. Ma volete mettere le proporzioni di quando uno nasce e quelle di quando uno muore dopo quasi 70 anni? Ma la volontà di un morto si rispetta. Ah, e lei la volontà di suo marito l'ha sempre rispettata. Sì, sin dai tempi dell'università, quando vi siete conosciuti. Ricordo come se fosse oggi il giorno della sua laurea, quando con il pezzo di carta al collo venne qui in casa mia a chiedere la mia mano. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' panazze, sono le ragazze che prendono il sol. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo, nessuna è candida come te. Per Guglielmo l'aveva doppia nipote di hippie! Andiamo. Questo sguardo attonito, vitreo, atterrito quasi, ci lascia immaginare che il trauma subito alla presenza della sempre sia lodata commissione esaminatrice. Amen. Requiescat in pace, aggiungo io. Il trauma subito, dicevo, lo abbia scosso al punto da rimanere vittima non solo di una riduzione delle facoltà cognitive, ma altresì di un'improvvisa paresi facciale, con conseguente limitazione sia della parola che del deglutire. In quanto tuo amico fraterno, nonché medico primario dell'ospedale Stati Freschi Fratelli, specialista in medicina interna, esterna e con veduta panoramica, ma anche di cuori e di vasi, sia di giorno che di notte, mi occuperò del tuo stato di salute. Fuori la lingua. Non c'è dubbio, grave stato di ipersensibilismo apoplatico, onde il discombulatismo plenilitico pendulante devia dalla fibrologia omologica e si mette nell'opposto guazzabuglio farmacolitico rettilineare psichico che è piccolo assativo tonico digestivo. Sono commosso. Sempre insieme. Alle elementari, al ginnasio, all'università. Abbiamo passato insieme le ore più belle. Certo, tu sei sempre stato più fortunato di me con le ragazze e con lo studio. Ma non parliamo di cose tristi. Non c'è invidia, me te lo giuro. Da oggi per sempre sarò il tuo angelo custode, pronto a dare la vita per Guglielmo Speranza. Amico mio, i tempi della beata spensieratezza e dell'incoscienza per me sono finiti. Ottenuta la laurea, in una frazione di secondo avviene una metamorfosi. Pensa, sento le parole di mio padre. Figlio mio, farò qualunque sacrificio per mantenerti all'università. Ricordati però che senza il pezzo di carta per la società sarai soltanto una mazza di scopa. Ora mi sento addosso la responsabilità. E mi sposerò presto, l'ho promesso al mio amore. Ah, Gigliola. Ho promesso che la richiesta di sposa appena laureato. Oggi, 20 luglio 1960, il dottor Speranza va a parlare con la famiglia Fortezza. Auguri, fratello mio. Grazie. Bene. Ora... ora vado da Giulio. Basta esami. Non dovrò più dare esami. Gli esami sono finiti. In bocca al lupo. Grazie. Ah, e grazie per la bevuta. No, la bevuta la paghi tu. Ciao. Signore e signori, l'avrete capito. Sono Guglielmo Speranza. Anch'io sono Guglielmo Speranza. Anch'io. L'autore ha deciso di raccontare tutta la mia vita. Proprio tutta. Evidentemente perché è interessante. L'eroe di questa commedia è il prototipo di ognuno di noi.
Io sto per chiedere la mano di Gigliola. E mio padre evidentemente ha consentito. È inutile piangere sul latte versato, vero Guglielmo? Sempre polemica, eh? Ti interessa di nulla. Passi. Prego. Ti dovige? Comandi. Oh, prego. Grazie. Aspetta. Sì. Amneris. Giro. Ah, sì, e dovige la mantosia e i biscottini. Subito, signore. Bene, giovanotto. Adesso che ha conosciuto i genitori di Gigliola, nonché il mio cognato, il dottor Stanislao Porelli. Medico internista, stia comodo. Dicevo, adesso noi vorremmo sapere qualcosa di più di lei. E per prima cosa vorremmo sapere come, dove e quando ha conosciuto mia figlia. Io mangio se non mi sottino. Mia figlia è astemia. Tu. Allora, Cagnato. Su. Io cosa pensa di questo incontro? No. Comunque, sì. Vorrei raccontare come ho conosciuto la signorina Gigliola. Sì. Direi che sarebbe bene proprio cominciare da questo. Sì, però non saprei se la signorina Gigliola ti autorizza a dirlo o no. Che male c'è? Io ne sono al corrente, perché mia figlia mi ha raccontato immediatamente tutto. E a me l'ha raccontato mia sorella? Ma allora l'unico che non sa niente sono io qui. Ma sì, il fatto dei bottoni. No, del bottone. Quale bottone? Gigliola non te lo voleva far subire, perché temeva tu ti arrabbiassi. Ma ora sarà lei stessa a dirtelo e vedrai che non c'è stato nulla di male, anzi sarai orgoglioso della sua presenza di spirito e ammirato dall'intraprendenza del signor Speranza. Gigliola, racconta papà. Se vi racconta il principio, io racconto la fine. Scendevo ogni mattina per via Mezzocannone per andare all'università. A metà strada la mia attenzione fu attirato da un balconcino a fior del re, pieno di vasi di fiori di ogni genere. Pensai, chissà chi è che coltiva quei fiori. Deve essere certamente una persona sensibile, perché i fiori sono ben assortiti e i vasi disposti con gusto. E passa oggi, passa domani, guarda e riguarda il balconcino, una mattina finalmente scoprì chi era il virtuoso giardiniere. Quel giorno ero seduta fuori al balcone a rammendare un vestitino. Eravamo rimasti che io avrei detto il principio e lei il finale. Mi scusi, con chi mi... lei? Lei era lì e io incantato, con gli occhi fissi sul balconcino, giorno dopo giorno mi riempivo lo stomaco di granite e di caffè nel bar di fronte. E come faccio per conoscerla? Finalmente un'idea. Ecco il bottone! Silenzio! E poi? Una mattina mi feci coraggio e con forza mi strappai un bottone dalla giacca. E si avvicinò al balcone. Signorina, visto che si trova col lago in mano, mi farebbe il favore di attaccarmi questo bottone? Ho soltanto il filo bianco, risposi io. E lui? Non importa, i vostri occhi avranno la potenza di cambiare il colore del filo in quello della giacca. E glielo attaccai. Hanno attaccato un bottone! E poi, Giro, e poi che poi vuoi sapere? E poi, infatti, adesso, stando così,
già. Chiamiamo il maggiordomo. Edovige. Comandi? Edovige, accompagni la signorina Gigliola di là. Il signor Guglielmo Speranza ci deve parlare di cose che ti interessano. Quindi è meglio che tu vada di là. Papà, ma se mi interessano, non è meglio che io sia presente? Ma tu sei una bambina. Chi meglio può fare i tuoi interessi di tuo zio, di tuo padre, di tua madre? Amneris, è meglio che vedi là pure tu. Certo. Con permesso. Prego, signora. Gigliola, andiamo! Dunque, giovanotto, la chiarezza è per te. Quindi, se le sue intenzioni sono serie, potremo andare d'accordo. Se no glielo dico papale, papale, lei ha sbagliato indirizzo. Posso assicurarle che le mie intenzioni... No, se le sue intenzioni sono serie, lo assuderemo noi. Proprio così. La sua posizione verrà esaminata al microscopio. Sì, ma io... Sì, ma lei si è laureato, giusto? Già. E che vuol dire? La laurea è solo un pezzo di carta. Già. Gli esami veri, giovanotto mio, cominciano soltanto dopo la laurea. Ricordatelo. Sì, la laurea è già qualcosa, ma non è davvero tutto, Però la laurea è l'impegno che l'individuo assume nei confronti della società. Sì, ma il caso può favorire i degni e gli indegni. Mondo osserva, la società controlla, si difende e ha ragione. Comunque, come si dice, chi vivrà vedrà. Ma l'assiduità agli studi, il profitto, il rispetto degli altri, l'onorabilità della mia famiglia... Qualche affidamento lo dovrebbero dare. Senza dubbio la premessa è buona, ma è pur sempre una premessa. Gigliola è figlia unica, non dico altro. Naturalmente. Adesso non le disturberà se il dottor Stanislao, in quanto zio, le farà qualche domanda. Risponderò a cuore aperto. Bene, allora. Case da gioco? Ho sentito parlare di bischi e case da gioco, ma vi dico la verità, non ci sono mai stato. Ma sa giocare, però. Sì, una scopa, una briscoletta, uno scopone. Chi? Ma siccome perdo perché non mi ricordo le carte, allora preferisco non giocare. È il medico che le parla adesso. Quante sigarette fuma e quanti caffè beve al giorno? Ah, non mi toccate questa cosa, io non posso rinunciare a quel caffè bevuto tranquillamente dopo quell'oretta di sonno che mi faccio dopo mangiare. Però io il caffè me lo devo fare da solo, con le mie mani. Nessuno sarebbe capace di prepararlo come faccio io, con la stessa cura, con lo stesso zero. Ci vuole così poco a fare felice un uomo. Basta una tazzina di caffè presa in santa pace. Il caffè mi piace molto, ma ne prendo poco. Una tazza la mattina e una dopo pranzo. E fumo, sì e no, 7-8 sigarette al giorno. Consiglio di limitare a 3 le sigarette, divise proprio come le divido io. Una la mattina dopo il caffè, per esigenze personali, mi capisce. La seconda dopo pranzo e infine l'ultima dopo cena. Sono certo che ci riuscirò facilmente. Da piccolo ho avuto il morbillo? Non me lo ricordo, ma lo chiederò ai miei e ve lo farò sapere. Quando sarà il momento ci farà conoscere i suoi genitori. Sarà una gioia per me. È importante il fatto del morbillo perché per gli adulti potrebbe essere mortale. I miei se lo ricorderanno certamente. I suoi godono di ottima salute? Due colossi che schizzano salute dagli occhi. E i nonni? Mio nonno morì a 47 anni. Così giovane? Una caduta. Ah!
perdette l'equilibrio e cadde all'indietro battendo la testa. Poveri. Ci rimase sul colpo. Ok. Diciamo che cadere a 47 anni mi sembra un pochino strano. Bisognerebbe indagare, forse? 47 anni? Sono niente. La mamma ci ha lasciati a 90 anni. Ah, la compensazione ancora c'è. Senta, io invece vorrei sapere quante fidanzate ho. Diciamo che non sono stato proprio fidanzato. Ho amoreggiato con 3 o 4 ragazze, per brevissimo tempo, perché mi accorsi subito che i loro caratteri non legavano con il mio. Questo dimostra però una certa volubilità. Caro cognato, ma i ragazzi si lasciano, si pigliano, ma poi quando si accasano mettono testa a partito. Io mi preoccuperei molto di più del suo stato di salute. No? Domani pomeriggio l'aspetto al mio studio. Alle 5:30 una visita scrupolosissima. Un ascolto al fegato, un ascolto al cuore, una bella Wasserman. Ah, e ci siamo tolti ogni dubbio. Ripeto, mia figlia è figlia unica. In questi casi si usa fare attraverso il medico di famiglia, ma noi per fortuna il medico lo abbiamo in casa. E quindi... Poi, a prima vista Gigliola! Venite, venite. Il signor Guglielmo Speranza ci lascia. Così presto? Ci dispiace. Ho già abusato troppo della mobilità di suo marito e suo fratello. L'impressione che abbiamo avuto dal primo incontro con il signor Guglielmo Speranza ci lascia ben sperare per il futuro. Quindi se tra 15 giorni, massimo un mese, fatte delle debite viste e avute le dovute informazioni sul suo conto, domani pomeriggio l'aspetto nel mio studio, mi raccomando. Fatte la debita visita nello studio di mio cognato ed avute tutte le informazioni, se sarà il caso, potremo fissare la data del fidanzamento. Per il momento, beviamoci un goccio di fantasia di buon augurio. Grazie. Signore, prego. Ma sì, lo sia bene. Chiaro però e deciso fin da adesso che fra la data del fidanzamento e quella del matrimonio dovranno passare almeno 2 anni. 2 anni? Dovremo vedere i frutti di questo pezzo di casa. La laurea, eccola, l'ho portata per mostrarla alla signora. No, grazie. E alla signorina Gigliola? Dopo. Due anni sono lunghi, lo so. Comunque, in questo periodo io le darò il permesso di frequentare la mia casa. Così voi due vi potete anche conoscere meglio. Adesso propongo un bel brindisi per la completa e felice realizzazione di tutte le nostre aspirazioni. Salute! Evviva, salute! Salute! Allora io tolgo il disturbo. Ti accompagno! Là! Lo! Lì! Accompagno! Quello che ho pensato anch'io sin dal primo momento. Sì, ma non si può mai sapere. Bisognerà esaminarlo con attenzione, però, Io ricordo che quando ti sei presentato a papà, sei riuscito a infilare 3 o 4 strafalcioni uno dietro l'altro. E poi l'hai vestito in un modo! Ma che c'entra ora? Era solo per dire che se ce l'ha fatta
Se ce l'hai fatta tu con quelle premesse, il buon Guglielmo è pieno di speranza. Sorellina, io ti aspetto di là nel mio studio. Non pensare che mi sia dimenticato dell'iniezione. Il dovere prima di tutto. Con permesso, sì, non... sì, sì, andate, per carità. Io appena vedo un ago mi sento male. Mio amico fraterno da sempre, e siccome mi auguro dovessi convolare un giorno a Giuste Nozze la Drata Gigliola, non potrei pensare ad altri che lui come compare d'anello. Ragazzi, ma non mi sembra di correre un po' troppo? Dovevo essere io a tutti i costi, era scritto destino, fato, predestinazione. Io e Guglielmo siamo stati insieme alle elementari, medie, liceo, vacanze, ripetizioni, riparazioni. Le mie ripetizioni e riparazioni. Lui non ha sbagliato un colpo, mai, negli studi intendo. Ma io credo che... quella siringa è entrata! Non sentire nulla, sorellina! No! Scusa, io devo andare. Prego, faccia come fosse a casa sua. Ci mancherebbe altro. San Gennaro, che sta una casa pazza! Ma che figura mi hai fatto fare? Suocero ha furato che anche degli amici affettuosi. Pretenziosi. Che ti vogliono stare accanto in tutti i momenti importanti. Non è affetto, è occupazione militare della mia vita. Trattami male se vuoi, ma se sapessi i bocconi amari che mando giù per te. Per me? Per te, per te. Quando qualcuno dice furbo quello là, dopo la laurea con la lode grazie a Papino, ora si infilerà la grande magistratura grazie al suo cerino al ministero. Di nome? Fuori i nomi, questa è diffamazione bella e buona. Vox Populi, Vox Mei. Dei, Vox Dei, ignoranti. E comunque tutto quello che ho e che avrò sarà frutto del sudore della mia forza. Non voglio appoggio, aiutini, spintarelle io. Magari li trovassi io. Certo. La gente è malvagia, rassegnati. Proprio perché ti sono amico, da una parte ti metto in guardia contro la maldicenza, dall'altra ti dico fregate altamente e fila dritto per la tua strada. A proposito di tuo suocero, tu sai che dopo aver mollato l'università ho brevettato alcune piccole invenzioni, cosette pratiche sfiziose, tipo il calzascarpe con le scarpe, il calzascarpe incorporato e altre cose del genere. E che c'entra il signor Fortezza? Magari potremmo studiare una convenzione col ministero, se mi aiuta nella commercializzazione. Non dirlo neanche per scherzo! Vuoi farmi cacciare da questa casa onorata? Via! Via prima che ti mandi al pronto soccorso! Va bene, va bene! Lassù tutte quante le stelle.
Però io vorrei sapere che cosa gliene frega la gente se è rimasta incinta prima del matrimonio o dopo. Certe cose succedono indipendentemente dalla nostra volontà. Il momento è arrivato. Ma nonostante il riserbo tenuto anche con i parenti, già mi arrivano lettere piene di allusioni ironiche. Gli auguri per il prematuro lieto evento. Prematuro sottolineato. Ce n'è perfino una che si conclude dicendo cannisciuna e fesso. La cosa che mi fa impazzire è non sapere chi ha messo in giro la voce. Il povero papà aveva ragione. Una volta mi disse: figlio mio, ricordati sempre che nella vita incontrerai la rosa e la spina. Furio caro! E hai sbagliato pure stavolta, perché mi dovevi chiamare compare. Ma ti perdono perché non mi ha chiamato la spina. Già. Auguri! Fortunato, che adesso è grande, va all'università. Come professionista non mi posso lamentare, anche se quasi tutti, quando parlano di me, concludono sempre con un ma, forse, staremo a vedere. E questo è tutto. Che c'è? No, non è tutto? E avete ragione. Eh sì, è che mi vergogno un po'. D'altra parte, ho promesso di non nascondervi niente e devo mantenere la parola. Mi sono innamorato. Ma innamorato cotto! Non so se ne sia bella o brutta, ma io la vedo incantevole. La guardo e resto incantato. Ah, no, non c'è altro. Beh, più o meno. Ma non è questo quello che speravo. Beh, lo scoprirete presto. Grazie. Prego. Signora Meris. Tempo vostro. E con Morelle Care. Se non fosse stato per lui, io e mia figlia saremmo rimaste all'oscuro di tutto. Quando ho scoperto che non si trattava più di un capriccio, ma di una cosa seria, pure nell'interesse di Guglielmo ho ritenuto mio dovere dire tutto a Cigliola. Ma certo. Dunque, il fazzoletto che ho trovato nella tasca del suo pantalone è in questa busta. Che significa questo fazzoletto? Dalle vostre informazioni, noi abbiamo scoperto soltanto che la concubina di mio genero si chiama Bonaria e lavora come commessa in una profumeria. Ah, io subito ho capito che la commessa che lavorava nella profumeria dove vado io si chiama pure lei Bonaria. Giorni fa io invece, in una tasca di un pantalone di Guglielmo, ho trovato questo fazzoletto con un profumo che lui non aveva mai usato.
L'idea di frugare nelle tasche di tuo marito è un'idea mia, che sia chiaro. Sì, sì, tranquilla. Nessuno ti toglie il merito. Mm. Adesso però fai parlare la signora Pigiocca. Grazie. Non appena Gigliola mi disse che aveva trovato questo fazzoletto, senza nemmeno chiedere il suo parere, l'indomani mattina stessa esco di casa e mi avvio alla profumeria. Premetto che il fazzoletto che mi aveva fatto odorare Gigliola mi faceva pensare molto al profumo che io avevo sempre sentito addosso a questa Bonaria. Ma io volevo avere la certezza che fosse lo stesso. Così, arrivata all'ingresso della profumeria, toma, toma, entro. Lei stava al banco. Buongiorno, signora Picciocca. Buongiorno, Desidera? Devo fare un regaluccio a un'amica. Consigliami un profumo per fare bella figura. Abbiamo questo, è una novità. E questo sì, è quello, no? Finalmente! Ho fatto finta di accorgermi soltanto in quel momento del profumo che lei aveva addosso e ho detto, il profumo che usi tu mi piacerebbe. Fammelo sentire. Sì, questo forse andrebbe bene, perché la persona che lo deve ricevere è snella come te e quasi quasi ti assomiglia pure. Anzi, facciamo così. Me ne metti qualche goccia in questo fazzoletto, io poi ve lo faccio sentire, se le piace, lo compro e vado via sicura. Lei è molto gentile, veramente. Non mi ha fatto finire nemmeno di parlare, che ha preso il flaconcino dalla vetrina e l'ha aperto apposta per me. E se non dovesse piacere, l'ho detto io. In tal caso me lo terrò io, tanto questo è il profumo che uso. Qua dentro c'è il fazzoletto? No, aspetta! Se c'è differenza tra l'uno e l'altro, si confondono i due profumi e l'esame non riesce. Teniamoci a distanza. Tu, là. Io... qua. Il compare viene a odorare prima il fazzoletto tuo e dopo il mio. Non vorrei assumermi una responsabilità di questo genere. Questo servizio non lo potrebbe fare la signora Neris. Per carità, mi sono svegliata con un raffreddore numero uno. Ci proverò. Ecco fatto. Siamo pronti? Sì, sì. Non c'è dubbio, il profumo è lo stesso. Ah, la bonaria di tuo marito è la stessa bonaria che conosco io. Farli arrestare tutti e due, senza pietà. Zitta, mamma! Ma per accusare di adulterio ci vogliono le prove. Mi hai detto che lo stesso profumo si sente sulle maglie e le camicie di tuo marito. E con questo? Si portano in tribunale le maglie e le camicie e i fazzoletti. Ma gentile, signora, il tribunale non è una lavanderia, i panni sporchi è proprio il caso di dirlo. Si lavano in famiglia. Finisce che mi ammazzo perché non ne posso più! Calma! Calma! Sbarella, calma! Cerchiamo di ragionare con calma, perché sono convinto che stiamo per arrivare al punto cruciale di questa maledetta sbandata del mio carissimo amico. Che deve succedere ancora? Io stamattina qua non ci dovevo venire. Quando sono uscito di casa dovevo partire per Roma per andare al ministero. Perché volevo proiettare una mia nuova invenzione. La bottiglia con due tappi. Ma perché un tappo solo non basta? No che non basta. Voi scherzate? La mia bottiglia a due tappi porterà la rivoluzione nel campo dell'imbottigliamento. Eh sì, perché il primo tappo l'ho lasciato dove è sempre stato. Ah! Il secondo l'ho piazzato sotto il collo della bottiglia a tre dita di distanza dall'altro. Così entra l'aria quando bevete e non correte il rischio di sentirmi succhiare le labbra. E dove si compra questa bottiglia? Da nessuna parte, si deve ancora presentare. Compa,
Ma noi stavamo parlando di mio marito. Sì, e per parlare di lui ho uscito la bottiglia. A me, se non mi danno un bicchiere di cristallo pulito, trasparente, mi devono uccidere se bevo. Compa, allora... E vi dicevo, mentre mi avviavo alla stazione, ho incontrato Guglielmo. Era intontito, stravolto. Mi ha fatto impressione. La ragazza parte, se ne va, lo pianta. Sia lodato il Dio! Sì, ma andiamoci piano con queste lodi, signora Amneris, perché non credo che questa faccenda si risolverà tanto facilmente. No, secondo me la cosa è già conclusa. La ragazza è stata abile, ha sfruttato la situazione fin quando ha potuto. Si è fatta comprare vestiti, gioielli, o almeno così si dice in giro, eh. Oh, e poi chissà che non si è fatto intestare pure qualche proprietà. Ah, dunque, questo poi non mi ricordo chi me l'ha detto. Ah, beh, insomma, gli ha dato il ben servito e adesso se ne va. E se questa bonaria è più furba di quanto possiamo pensare noi, e ha giocato la carta della partenza convinta che Guglielmo, infognato com'è, lascia la casa alla moglie e i figli e se ne parte con lei? Mi ammazzo, mi ammazzo! Ma no, io non credo che abbia il coraggio di abbandonare la famiglia! Si è sempre dimostrato attaccatissimo al figlio! Lo fa, ne sono certa! Brava la gommarella! Il momento che attraversa Guglielmo è veramente critico. Stamattina, quando l'ho incontrato, ve l'ho detto, mi ha fatto impressione. Mi sono davvero la faccio perdere, diceva! Ti rivenderai io, non la perdo! Quante gliene ho dette? Guarda quello che fai, tutti rovini! In quest'epoca la vita privata di un uomo è vista come te incide sulla sua carriera. E questa è la verità. Stanno tutti con le orecchie aperte e gli occhi puntati. La lotta per la sopravvivenza ci sta. E se un collega ti può fare le scarpe, te le fa. Insomma, gliene ho dette di cotte e di crude, ma sono convinto che non se l'è fatta passare nemmeno per la testa. Lasciami andare perché l'appuntamento non può in aria! Mi ha salutato in fretta e furia e se n'è andato. Che peccato. Un uomo del suo valore che si perde appresso a una commessa di negozio. Oh. E Domenice! Chi è? Che è stato? Che vuoi fare? Comandi. Portami subito la borsa, il cappello e l'ombrello. Voglio l'ombrello più resistente che abbiamo dentro casa! Non c'è un attimo di tempo da perdere. Dove hanno l'appuntamento? È una cantina, frequentata da carrettieri, cocchieri, muratori. Non è ambiente per lei, gommarella mia. Vado pure all'inferno, ma mi butti il veleno a stare qua. A casa, con suo figlio. Dimmi tutto, come ci sto io. Che pagano e più frequenti quelli dei clienti occasionali. Certo,
non potevo pretendere che mi dicessi ho perduto mio marito perché con te ha trovato il paradiso e con me aveva trovato l'inferno. Io perciò me ne vado. Perché se quel poco di paradiso che Guglielmo aveva trovato con me e io con lui deve essere avvelenato dall'inferno che trova in casa sua e fuori, è meglio che lui resti nell'inferno di casa sua e io in quello del negozio di Milano. Ma che vuoi dire? Che preferisci andartene per non vederlo soffrire? No, per dargli pace. Perché se resto qua, se non tronchiamo definitivamente il nostro... Come posso dire? La nostra tresca! No, il nostro amore. Perché solo d'amore si tratta. Guglielmo ha già avuto successi e soddisfazioni nella sua carriera. E dovrà averne ancora. Tu, come moglie... potrei essere di grande aiuto. Io, come amante, sarei la sua rovina. Guarda, guarda. Oh. Ma chi sei, la signora delle camelie? Alfredo e Violetta. No, ti sbagli. Ah, sì. Giulietta e Romeo, allora. Tu sei istruita, io no. Io sono figlia di portinaia. Ma fa la guardaporta. Mio padre non l'ho mai conosciuto. Tutti questi nomi... Alfredo e Violetta, Giulietta e Romeo, non mi dicono proprio niente. Per un periodo ho fatto la manicure e così ho conosciuto Guglielmo. Poi ho trovato lavoro nella profumeria Chanton. Se non vuoi credere che resterà per sempre l'amore della mia vita, sono fatti tuoi. Quello che mi riguarda è che l'unica prova d'amore che ci possiamo scambiare io e Guglielmo è quella di separarci definitivamente. E così faremo. E perciò te ne vai. E perciò me ne vado. E io? Ma chi lo sopporta? Un uomo amareggiato e deluso, che limita i suoi rapporti coniugali a... Ecco i soldi per la spesa, questo è per la sarta. Come stanno i bambini oggi? Dove vuoi portarli quest'anno in villeggiatura? Beh, con il passare del tempo e un po' di pazienza... Si può pensare un giocattolo rotto. Beh... Sai, mentre parlavi io ti guardavo e pensavo... In fondo questa ragazza mi piace. L'invidio. Non perché è stata fortunata con Guglielmo, no. Ma perché è quello che manca a me. Tu sei decisa. Sai quello che vuoi e dove puoi arrivare. E allora? Per esempio, non potresti modificare il tuo piano. Rimandare la partenza fino a quando tra me e mio marito col passare del tempo si ristabilisce la vita in comune. Ma la vita in comune fra te e tuo marito, mettitelo bene in testa, non si aggiusta più. Tu hai distrutto la mia casa. Ma quella casa era distrutta da un pezzo, se no Guglielmo non mi cercava. Schifosa! Ehi! Non ti permettere di toccare ancora una volta Bonaria. Non ti azzardare ad offenderla, hai capito? Cuore mio. La macchina con le tue valigie sta di fuori. Se vuoi puoi partire. Addio, addio, amore mio. Guglielmo, una strada qualunque sia, noi la dobbiamo trovare. Oh. Noi due non abbiamo mai avuto il coraggio di dirci in faccia la verità. La verità. La verità avrebbe distrutto la nostra casa. Tu mi hai lasciata per mesi interi da sola, con una casa sulle spalle e con la disperazione di un figlio da crescere. Sempre per ragioni di lavoro. E poi lo facevo con il cuore in gola. Lasciavo la casa che marciava in un determinato modo e quando tornavo trovavo sempre qualche spiacevole novità. Durante un'assenza di circa un mese e mezzo non mi ha fatto trovare fortunato, battezzato e cresimato. Secondo te doveva crescere come una bestia? Da fidanzati ti avevo spiegato centinaia di volte che tipo di educazione volevo dare a mio figlio. Ti avevo anche detto che mi sarei fatto uccidere! Prima di imporgli anche solo una di tutte quelle cose che i miei avevano imposto a me senza lasciarmi scegliere. La fidanzati. Fidanzati si dicono tante di quelle cose. Poi il matrimonio ti riporta con i piedi per terra. E il ragionamento pratico ti rischiara le idee. Sì. Ma le tue non si rischiarano mai. Senti. Perché non proviamo un dialogo tu, eh? Non so, fatto di nostalgia, tenerezza, pietà per l'incompiuta, per tutto quello che poteva essere e che non è mai stato. Si ricorre a tutto per uscire da un pantano. Si esce da un pantano per entrare in un letto. Una sola volta mi è capitato di entrare in un letto. Sì, una. Cosa? Una sola, ti ripeto.
Già. Ma quando è quella buona? Una sola basta per tutta la vita. Perché non avete continuato? Io ho un figlio, lui tre. Quando nel letto non si ha più niente da dire, si fanno i figli. Capisci? Gigliola era distrutta, tua suocera non ne parliamo! Ero passato a trovarla e mi ha pregato di correre qui perché non è riuscita a dissuadere Gigliola che voleva sorprenderti insieme a Bonaria. Basta fare il buffone. E smettila con tutte queste fesserie. Lo so che sei stato tu a condurre qua Gigliola. Io? Chi ha dato a mia moglie questo indirizzo? È di dominio pubblico il fatto che tu e Bonaria vi date gli appuntamenti qua. No, è di dominio pubblico da quando lo sei tu. Ti compatisco, perché in questo momento non sei padrone di te stesso. E per fortuna. Perché vedi, se non fossi padrone di questo me stesso, che adesso mi fa così schifo, allora potrei dirti apertamente che non voglio più subire la tua presenza nella mia vita. Che sono stanco di tutti i tuoi sì, va bene, però... di questo tuo modo di vivere civile e tutti i sì detti senza convinzione quando i no salgono alla gola come delle bolle d'aria. Ma di che parli? Vuoi sapere un altro sì che mi hai estorto con la forza? Hai voluto fare per forza il compare di matrimonio. Per forza? Mi stavi attaccato con una zecca. Non avrei mai supposto che tu fossi tanto meschino. Lo sapevo. E infatti questa tua risposta l'ho scritta su una lettera. L'unica differenza sta che tu hai detto non avrei mai supposto invece di non pensavo che. E così ti sei comportato con me fin dai tempi dell'università. Ma adesso basta. Non voglio più ascoltarti. E voglio togliermi anche questo vestito da fesso che a viva forza mi hanno fatto indossare. E vanno tutti dicendo che mi sta a pennello. Che c'è? Sputa! Ma se ti togli il vestito da fesso, resti in camicia e mutande, che pure da fesso sono. Mentre sotto c'è la maglia, che pure da fesso è. Così come i calzini, le scarpe. Se ti fai togliere la pelle, che pure da fesso è, resta lo scheletro, che è più fesso della pelle e del vestito. Se ti fai spaccare il cranio, il cervello di un fesso ci trovi dentro, hai capito? E poi? E se il fesso col pezzo di carta ha preso il volo, di chi è il merito? Io quello me lo sono sudato. È vero, hai sempre visto lontano. Tant'è vero che hai messo gli occhi su Gigliola e su suo padre. Non voglio vederti mai più. Anche senza vedermi, caro mio, sarà il mondo che esaminerà la tua condotta. Papa ha aperto la terza porta sacra ed ha rivolto un nuovo periodo. Facci sentire il biglietto d'auguri che hai scritto a nonno. Ma è come quello degli altri anni. Sì, ma è il primo del nuovo millennio. E io e Vittorina lo vogliamo sentire. Avanti, leggi. Ogni anno la stessa litania. Cara madre, tanti auguri per il tuo compleanno, cara madre. Ancora? Zitta, lo sai che tuo marito è nervoso, no? Ha avuto la malattia dei nervi, ha fatto una cura rinforzata. Guarda la gamba.
Guarda quella maledetta gamba. Dai avanti. Cara madre, da oggi in poi voglio cambiare la mia vita. Ho deciso, mi voglio cambiare. La camicia, le mutande e i calzini. Au! Io ti avevo avvertito, tuo marito è nervoso. Guarda la gamba, guarda la gamba. Brava, però la zitta, leggi. Cara madre, ti auguro di vivere 100 anni insieme a papà e tua vice e a me. Cara madre. Io non c'entro, vero? Non posso. Perché non puoi? Non c'è lo spazio. Va bene, dai, mettici un panico per me. Ma come faccio? Non fartelo ripetere. Cara madre, ti auguro di vivere 100 anni insieme a papà, Edovice e a me, eppure Vittorina, però con qualche malattia. Mamma! Che sorpresa! Tutto bene, mamma? So che non me ne stavate così presto, scusatevi, ma è una cosa importante e urgente. Vostro padre, so che lo consideri così anche tu, è pazzo, ha perso completamente la testa. Vuole investire grossi capitali in un affare che secondo lui gli farà guadagnare miliardi in pochissimi anni. E per fare questo vuole vendere la proprietà. Vuole vendere? Quale proprietà vuole vendere? Ah, non l'ho capito. Ma lui non deve toccare nemmeno una pietra di quello che spetterà a voi dopo la sua morte. E lui ci si sposa per lasciare la propria famiglia e se ne forma un'altra più scocciante della prima. Ma perché in questa vita si esce da un inferno per entrare in un altro? Vado ad aprire. Allora, vengo anch'io. Ah, prego, papà. Grazie. Sono arrivato ora di pranzo, mi dispiace. No, è venuta pure mamma. Avrei urgenza di concludere la conversazione che abbiamo iniziato Gigliola ed io. E la concludiamo un'altra volta, perché i ragazzi devono mettersi a tavola. Arrivederci e buon pranzo. Ma se si tratta di una cosa importante, non è meglio concluderla subito? Se proprio volete, vi lasciamo soli. No, perché mai? Dobbiamo parlare di cose che riguardano principalmente voi. Anzi, restate, così magari potete dire la vostra e trovare insieme un punto d'incontro. Vostra madre vi avrà accennato qualcosa, no? No, veramente... Giglio, perché ti sei arrabbiata e te ne stai andando? Tu? Io no. Io ti ho lasciato parlare, ma tu al solito ti sei talmente tanto messa a tirare la corda che quella tira si spezza. Ma stavolta la voglio spezzare io. Se ti sei messo in testa di rovinare la famiglia, mi metto in mano agli avvocati che ti faranno passare la voglia di fare il megalomane. E ricordati che la legge sarà dalla mia parte. Una buona madre ha il dovere di difendere l'interesse dei figli e dei nipoti. E non ho lavorato una vita per la nostra casa. Quello che io ho guadagnato, non l'ho guadagnato per la famiglia. E appunto, non ne puoi fare quello che vuoi perché non sono tuoi, sono della famiglia. Immagino che abbiate capito che mamma sta dando i numeri. Si rifiuta di capire che tutto questo appartiene a me. E se io voglio, vendo. Mi affondo. L'avvocato mi ha detto come mi devo regolare. Ti faccio interdire. E firmerà anche tuo figlio. E se non vuole firmare, Vittorina lo convincerà. Buongiorno a tutti. Voi due sareste capaci di firmare una dichiarazione infamante contro di me. Ecco, ci siamo. Tu e mamma, di qualunque cosa, fate sempre una tragedia. Qua nessuno si è messo in testa di danneggiarti. Si tratta di parlare, di chiarire, di esprimere i fatti. Per conto mio, se devo dire la verità, non l'ho mai vista così imbestialita. Certo, perché è stata cresciuta dai suoi genitori sotto una campana di vetro. È per questo che si rifiuta di capire. Comunque, ragazzi, io... non posso continuare a parlare da solo come un pazzo. Esaminata la questione, un parere favorevole o negativo ve lo dovete esprimere. Papà, ma quale parere possiamo esprimere se non conosciamo i fatti? Ma non avete capito che mamma Gigliola vuole farmi interdire?
Questo l'abbiamo capito. Adesso vorremmo capire qual è la cosa che mamma si rifiuta di capire. Fortunato, è semplice. Papà ha bisogno di capitali importanti per realizzare la sua iniziativa e allora avrebbe deciso di vendere la proprietà. Del resto, noi già sapevamo tutto, perché la notizia ci è arrivata per altre vie. Non ci sarebbe stato bisogno di un consiglio di famiglia, perché si è sollevato un coro generale da parte di tutti gli amici. Per carità, è un affare sballato. Dissuadetelo. In questi tempi correte il rischio di finire tutti a chiedere l'elemosina. Ma un povero Cristo, come fa a difendersi da questi angeli custodi che ti escono dalle orecchie, dagli occhi, dalla bocca e che utilizzano il bastone non per affrontarti a viso aperto, no, ma per mettertelo fra le ruote? E se vendo? Devi decidere tu. Avrei deciso. Avrei non significa oh. E allora oh. 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 Sono tutti soldi miei. È tutta roba mia. Quindi io vendo. Pensaci bene. Firmate. Formate questa associazione a delinquere e firmate, no? Potete tagliarmi le gambe, le braccia, la lingua. Ma tanto io mi difenderò lo stesso. E alla fine vedremo chi l'avrà vinta, no? Fortuna, e parla! Diglielo finalmente in faccia che tua madre ha mille volte ragione a regolarsi come si regola e che noi insieme a lei siamo abbastanza in dubbio su questa vendita precipitosa! In dubbio? Eh sì, papà! Ma che papà? Papà! E invece noi vogliamo chiamarti papà con il sentimento d'amore che comporta la parola stessa. Eppure perché, papà, tu stai attraversando un periodo, come posso dire, un periodo di sbandamento? Io? Eh sì, un periodo che ricorda molto da vicino quello di quando si agitarono le acque fra te e mamma a causa della profumiera. La profumiera? Buon'aria. Grazie. È la prima volta che sento da te, Vittorina, una parola dolce e confortante per me. Buon'aria. Vogliamo sederci? Eh? Buon'aria. Il gusto nel vestire, la purezza dei sentimenti, la saggezza, l'orgoglio. Ma per sfortuna, troppo tardi ho conosciuto la profumiera. Grazie, Buon'aria, che ancora mi viene in soccorso. Vi sembro insolito? Stravagante o al limite della follia? Sognatore, forse, sì. Ma d'altronde, sognatori lo siamo un po' tutti, no? Ho deciso. Rinuncio a dare l'impulso che volevo dare alla nostra... alla vostra situazione finanziaria. Il mio patrimonio alla mia morte lo troverete intatto com'è. E per farmi un piacere, badate bene, ho detto farmi, non farvi, farmi. Okay. E per farmi un piacere me ne andrò presto all'altro mondo. Ma così, da un momento all'altro? Beh, vedi, l'ignoranza è tanta. Gli animali hanno ancora indosso il pelo, sì, mentre noi indossiamo le scarpe, le giacche, le camicie. Ma è tutto inutile. Tutto. Perché l'umanità non cambia. Ma che vuoi fare? Niente. Assolutamente niente. D'ora in poi io non vi disturberò più. Non sentirete più una parola da me. Basta esami. La vita finisce. Ed è cosa da niente. Thank you.
abbiamo fatto un esperimento di compenetrazione di solidi, avete visto quanti sono? Eppure stava qua, incredibile, Mario. Visto che vorrei presentare rapidamente e non fare notte, te li presenterò a gruppi, ok? Quindi vorrei subito qui con me le tre gigliole. E adesso si presenteranno, e poi facciamo notte. Ilaria, Letizia, Ina. Potete anche dire. Poi ci hanno anche i cognomi perché sono timidi. Allora, i Guglielmo, dove sono? Uno, due, due, due. Non fare più di me. Ci presentiamo con nome e cognome. Alessio Buccioni, Alonso Salvati, Valerio Massari. Presentare alcuni personaggi bizzarri che avete conosciuto in questa situazione, no? Ad esempio, c'è una coppia sui generis che veramente ha trovato uno stranissimo assortimento. I nostri Vittorino e Fortunato, vero? Laura Croccolino, Fabio Terracina. La vedete così tenera, candida, un fiore. Quanti ricordi susciterà in noi questa bonaria interpretata da Federica Balistrelli. Presentarsi in certe case se non si è sicuri di poter affrontare Girolamo e Stanislao, vero? Luca Borloni Ghetti, Davide Taglieri. Ma la povera moglie, vessata, distrutta all'inizio, e la nostra splendida Gigliola Pulletti. Oh. Non la riconoscevo? No. È stato un momento di distrazione. Non c'era quella specie di melanzane? No. La signora Picciocca, ovvero? Roberta Chelini. Io sono dimenticato. Ma non c'è problema. Lui normalmente testa più disinvolto. Oggi nei panni di Domizio è riuscito a servire in una casa assolutamente impresentabile, casa Fortezza, e lui è Federico Balla. Ve lo presento per ultimo perché è l'unico che sicuramente insieme a Federico ha evidentemente un ritratto di Dorian Gray, che in questi 40 anni non invecchia mai, perché di questo Furio ci si può fidare molto poco, ma di questo attore piuttosto ci si può fidare. Allora, li vedete così un po' dimessi, ma ieri sera si sono esibiti rispettivamente nei panni di Furio e nei panni di Stanislao Porelli, medico internista. E ve li devo presentare anche stasera. Furio Duratorre, Francesco Simone. Lo sperimento di portare in scena questo spettacolo mi sembra abbastanza riuscito, c'era anche una bella intensità da parte di tutti e sicuramente è grazie al lavoro sviluppato con grande pazienza e grande energia anche dalla gamba destra che regge in piedi Magvalat, che è Giovanna Nicodemo. La stesura del testo, che è pieno anche di citazioni eduardiane, non è fedelissimo allo scritto originale. C'è stato un grande lavoro di collaborazione con me di Maria Laura De Bardi. E la nostra scenografia che movimentiamo, ringraziamo Salvatore Macri. E sicuramente mi è
ringraziamento va a tutti loro per l'impegno, per la fatica, il lavoro, anche lo stare insieme, che è complicato in ogni compagnia teatrale, a maggior ragione se vive un'esperienza così complessa e compressa come quella del nostro corso estivo. Lei cosa vuole? Sì. Ma volevo dire che abbiamo detto più volte che la vita finisce e cosa da niente, lo spettacolo finisce e cosa da niente. Ma una cosa che non è certamente da niente è l'applauso che tutti dobbiamo a Teo Bellini. Seguite e seguiamo tutti insieme i nuovi esperimenti di Magma Lab. In questa nuova stagione affronteremo un'altra prova importante, perché affronteremo per la prima volta Bertolt Brecht e l'opera da tre soldi, ma avrete modo di essere informati anche delle nostre cose che faremo in un teatro più grande, perché è un'operazione piuttosto movimentata e non potremo farla qui. Grazie davvero e buona serata.